Ciao e benvenuto in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Io sono Federico Murero e qui con me, come puoi ben vedere, c'è Marcello Vendramin, consulente nutrizionale e naturopata. Esatto. Per quanto riguarda questo video, oggi io tartasserò di domande il signor Vendramin per quanto riguarda la nutrizione sportiva e insomma il miglioramento delle performance. Se mai voleste venire, noi siamo qui a Muggiò in via. Via Santa Elisabetta, numero 13, centro alimentazione moderna. Potete trovare anche il nostro sito per vedere cosa facciamo e come lo facciamo. Esatto, io come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di affidarvi a professionisti perché in questo settore, insomma nel settore anche sportivo, la differenza si sente quando ci si affida a un professionista, si vede che la competenza esce e se mai voi doveste venire qui saprete trovare qualcuno che vi ascolterà e in base alle vostre esigenze, in modo personalizzato, si elaborerà un piano apposta per voi. C'è un argomento che adesso mi fa impazzire. Per quanto riguarda le caramelle Haribo, ci sono gli atleti professionisti che adesso dicono che vanno mangiate post allenamento, così o durante l'allenamento. Io sinceramente a tutti quelli che me l'hanno chiesto ho detto, ma ragazzi, questi qua sono ciclisti. Purtroppo anche nel ciclismo c'è gente che è incompetente e non studia. Se tu ti mangi le caramelle Haribo e sono... Cioè, obiettivamente le caramelle sono lo scarto di produzione. C'è dentro di tutto. Tu sei un atleta, sei una macchina perfetta, ti alleni bene, tutto, vai a mangiare le Haribo. Beh, teniamo conto che questi prodotti adesso, al di là del marchio Sì, che le io caramelle in generale. riguardo, ecco, parliamo di caramelle in generale. Caramelle tendenzialmente contengono zucchero, coloranti, additivi chimici, conservanti, E tutto questo non c'è niente di utile. Ecco, va cioè anche stiamo. a intaccare il sistema, insomma, digestivo, Certo, poiché lo perché rallenta andiamo a anche, sovraccaricare tutto il sistema, perché più introduciamo sostanze chimiche, più introduciamo sostanze che il corpo non sa gestire. Tenete conto che si può dire, fino alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, l'organismo umano aveva mangiato e introdotto nel proprio corpo solo sostanze che esistevano già in natura. Quando è nata l'industria chimica, purtroppo l'uomo ha cominciato con i conservanti, poi con i coloranti, poi con gli additivi per dare un gusto, creando sapori, copiando i sapori reali con sostanze chimiche. Ma le sostanze chimiche, il nostro sistema immunitario, il nostro organismo non sa come gestirle, perché non fanno parte della sua memoria genetica. Più sostanze chimiche introduciamo, più problemi andiamo a creare a tutto il sistema gastrointestinale e al sistema immunitario. Tutta questa presenza di iperreattività al cibo, allergie, intolleranze, che stanno crescendo sempre di più. Sì, è vero che una componente può anche essere dovuta all'inquinamento, ma sicuramente la maggior parte dell'inquinamento di cui dobbiamo tenere conto è quello del cibo. Abbiamo inquinato il cibo, abbiamo infilato le sostanze chimiche in quello che mangiamo. Il mio consiglio è cercate di starci più lontani possibili. Anche gli integratori per sportivi spesso sono pieni di sostanze chimiche. E poi vediamo atleti che stanno male lungo il percorso. Perché? Perché ovviamente, soprattutto sotto sforzo, la macchina non sa come gestirle, soprattutto quando magari l'attività sportiva non dura un'ora, ma dura 5, 6 ore, 7 ore. Faccio un Ironman, dura 10 ore. Per cui il senso è, per quello che potete, cercate di stare il più lontano possibile dalle sostanze chimiche che troviamo nel cibo. Se parliamo appunto di caramelle, in realtà parliamo di spazzatura. Ma perché le caramelle dovrebbero fare bene? Ma da che punto di vista e quando? Se poi la domanda è mi piacciono i dolci, quando è meglio mangiarli? Lo dicevamo prima, sicuramente il momento migliore è subito dopo l'attività sportiva intensa. Perché? Perché in quel momento l'organismo è in una fase, quella che possiamo definire la finestra metabolica, per cui si attivano dei meccanismi per cui lo zucchero viene utilizzato direttamente dalle cellule muscolari affamate, attraverso dei meccanismi biochimici ben precisi, per
per cui non viene chiamato in causa l'insulina e tutto quel meccanismo dei picchi glicemici di cui parlavamo prima. Per cui non vedo l'utilità, ecco, cioè piuttosto mi piacciono i dolci, cerco di mangiarmi dei dolci, ma qualcosa di più sano, delle caramelle, che effettivamente non hanno niente di utile o di sano da nessun punto di vista. Allora io ringrazio Marcello Vendramin per il suo tempo qui che mi ha dedicato e vi ha dedicato a disposizione. Io come sempre vi saluto, a un prossimo video, se hai dei commenti lasciali qui sotto e nel caso li porrò a Marcello in un futuro video. Noi ci vediamo a un prossimo video e come sempre fai buoni allenamenti. Ciao! Ciao a tutti!